Buongiorno a tutti. Mi sono arrivate un po' di mail perché non si riesce mai a capire il civile, il gesso, il tonaco. Questo è il classico, è fatto a civile, dopo lo farò vedere bene da vicino. Ma avete chiesto di far vedere come si ricostruisce gli angoli sia per interno e esterno. Questo è un civile, va benissimo per interno e esterno, al massimo romperò un angolo e farò vedere a stuccare. Vi farò vedere anche stuccare sul civile col gesso, che se non avete il civile o la stabilitura, quattro buchi potete farli, non si nota niente. E più farò vedere a costruire gli angoli a gesso. Ci vediamo dopo e vi farò vedere bene vicino. Grazie a tutti. Ok, questa è stabilitura, mi fa ridere lo zingaro che c'è dietro. È stabilitura. È civile, cioè le malte che si usano adesso, che vi faccio vedere io, che dico a civile, sostituisce il vecchio, la vecchia stabilitura, che non è vecchia, tanta gente la usa ancora. Questa è stabilitura, a civile, si fa civile, la stabilitura è il civile, dopo il gesso è un'altra cosa, è liscio, questo è molto poroso, come vedete, si sentono le grane a cadere. Questo è il civile, la stabilitura, che dopo lo chiamiamo stabilitura civile o la parete con la grana, è questo, niente di più. Adesso io ho fatto asso, dopo vi ho promesso gli angoli sia civile che a gesso, era solo per farvelo vedere bene. Questa è proprio la stabilitura, ho usato la stabilitura per farvi vedere, e che è il civile, e le malte che uso io, che usano anche altri muratori, altri bianchini che non vanno in giro con il sacco, perché la stabilitura è nel sacco, è bagnata, è già pronta, sostituisce quello. Tanta gente mi ha detto non l'ho mai vista, non so dov'è, io vi dico è fuori nei palazzi, dopo farò vedere anche questo palazzo, tutti i palazzi, meno che sono stati fatti con la graniglia, con Venezia, con la serie di plastici. Dopo vi faccio vedere gli angoli. Sul civile, col gesso, se non avete il civile, qua intorno, tirate via. Non avete il civile a disposizione. Stuccate. Quello in più tirate via, schiacciate bene. Intorno. Tirate via l'eccesso. Tutto qui. Adesso provo a vedere un angolo. Mi dispiace rompere un angolo perché c'è dentro tutto un paraspigolo. Gli angoli. Guardate qui. Tirate verso in dentro. Solo lasciate un po' asciugare perché è troppo, se no se lo caricate vi farà la bolla. Quando è asciutto, vedete qui era fatto male, l'angolo buttate in fuori e tirate in dentro questa parte, che passo solo troppo, e poi il resto la schiacciate in dentro. Si fanno gli angoli, prima lo riempite, una volta che l'avete riempite, lo riempite, sì, giusto, non che sbaglio. Dopo quando è asciutto andate a rifinirlo, ripassate ancora sopra il gesso, perché qui non è definito bene,
fare l'angolo. Ci presti la dare che non sono più male. Lo schiacciatemi dentro. Avete sbordato di là, fa niente. Prendete, lo schiacciate sempre verso l'interno. E questo costruite l'angolo. Vai, da aspettare. Perché se andate a caricarlo, lo schiacciate in fuori. Tutte le lame. Lo lasciate lì. Quando è asciutto lo ripassate bene a rifinirlo. Quando sarà ben asciutto lo ripassate. Facciamo questa operazione schiacciandolo. Se invece non sono a 90 gradi, sono stondi, quando è dietro a passare lo stucco, o così, o così. Se non è a 90 gradi, 45 o 90 gradi, a volte così, cosa sì, 45, 90, se non è a 90 gradi è stondato leggermente, fate questa operazione, tutto qui. Adesso che è indurito il gesso, o lo stucco, quello che avete in mano, lo ripassate. Lo schiacciate. Pulite la lama. Questo è il vostro angolo. Ve l'ho fatto vedere prima. Anche se è grosso, lasciate, andate da una parte e dall'altra, andate a accarezzarla con la lama pulita e tirate via l'eccesso. Dato? Ok, per l'esterno è sempre una malta, per gli angoli mi avete chiesto. Come ricostruirle così e poi lo tirate verso in dentro e di qua vedi entrate. Andate in giù e lo tirate verso all'interno. Adesso lo lasciate asciugare un attimo. Vieni più su, ciccia. Qualcuno dopo verrà a testarlo. Lo mettete schiacciandolo e poi di qua dovete schiacciarlo all'interno. Questa è una malta civile. Dovete lasciarlo un attimo lì, farlo passare. Due cose. Uno, aspetta, mi abbasso. Non avete il frattassino, ma niente, non inquadrarla la bottiglia. Non avete il frattassino, col pennello, io qua l'ho già studiato, lo riesci? Prendete da sopra, andate a sfumarlo. State leggeri, lo sfumate. E ricostruite l'angolo. Se invece avete il frattassino, prendiamo il vostro frattassino. Da fuori, entrate in dentro. Da esterno a interno, ti devo passare davanti. Sempre verso l'interno, carezzandolo, avete rifatto l'angolo.
sì e no, sempre col pennello. E dopo fate interno o esterno con queste malte sempre uguali, si usano sia per interno e esterno per il civile o la vecchia stabilitura. Poi vi voglio dire un'altra cosa, che tanta gente mi dice dov'è il civile o la stabilitura. Questa casa mia è stata fatta col civile, tutti gli esterni delle case, meno che non sono state fatte su con i plastici, cioè graffiato in Venezia, a graniglia, eccetera, eccetera. Però il civile è questo, quello che si usa per esterno. Niente di più. Adesso vi aggancerò i video, ho fatto varie zone perché non riuscivo negli appartamenti, ero tutto gesso, ero un civile o ero a fare altri lavori e non ho potuto agganciarli. Tutto qui, fare gli angoli sono questi, dovete sempre. Faccio vedere un altro per dire. Se non vi riesce a farlo così, potete fare anche così. Mettete qua una lama. O fare questo metodo. Tenete a filo e poi leggero. Adesso aspettate che asciuga, che tiri abbastanza. Beh, adesso io lo frattasso perché no. Voi aspettate il momento giusto, perché se sbagliate a schiacciarlo lo rovinate, rovinate già l'angolo. Tutto qui. Come sempre io vi saluto, vi lascio la mia email goneduardo37 @gmail.com, se vuol dire. Grazie a tutti, prossimo video.